La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, parcheggia, paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura. La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno, buon mercoledì 14 giugno 2023, Mimmo Moramarco con la rassegna stampa audio e video, come succede ogni giorno. Intanto ricordo i maggiori quotidiani italiani, ma non solo. L'Italia in lutto nazionale per quanto riguarda la scomparsa di Berlusconi, questo il tema principale. Oggi apro con l'identità che si domanda l'Italia che verrà, come sarà, attraverso anche l'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore. Chi tardi arriva, come vediamo a centro pagina la foto di Berlusconi, poi sotto l'eredità difficile, la sfida della destra, che sinistra senza Silvio, le manovre di Renzi, in questo articolo sotto di Sirignano, e poi i funerali, l'abbraccio a Berlusconi nella sua Milano. Anche sul social press leggo l'addio a Silvio, oggi all'uomo, i funerali di Stato, ci saranno Mattarella e la Meloni, da Arcore a Zangrillo, ecco l'alfa di Berlusconi, sotto tre vittime, passando alla vicenda di Nottingham, attacco multiplo, passanti accoltellati e investiti, arrestato il 31enne. Sull'ego anche l'annuncio di McCartney, ricostruita la voce di John Lennon, torna con i Beatles con l'intelligenza artificiale, e l'editoriale sull'ego di Alberto Mattiacci, addio Italia, ciao, parla di ospitalità nella nostra penisola. Oggi ospitiamo la voce del popolo. Al centro pagina ancora Berlusconi, oggi l'ultimo saluto insieme a papi, eroi di guerra, grandi personalità della Repubblica. Anche Silvio Berlusconi, morto lunedì scorso, avrà i funerali di Stato che si terranno al Duomo di Milano, e sempre oggi sarà osservato un giorno di lutto nazionale, scrive la voce, che sotto cambia completamente argomento dedicandosi al caro mattone. Secondo gli esperti non ci saranno variazioni di rilievo sul mercato immobiliare per chi vuole investire all'estero e soprattutto in Croazia. La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, da Mieli e da Lema, la confessione delle trame sempre negate. Ora dicono la verità sul Cavaliere, l'ex direttore del Corsera ammette che l'avviso di garanzia gli fu recapitato dalla procura. Nessuno poi interrogò il ruolo di Scalfaro nel ribaltone del 94, da Giannini e Santoro gara elogiare l'avversario defunto. Ma l'Arci fa il bunga bunga dei poveracci, per la sinistra l'odio deve essere eterno. Bindi scatenata anche contro il lutto nazionale, scrivono qui sulla Verità. Nell'editoriale di Maurizio Belpietro, ha vinto lui, le sue idee camminano sulle gambe di tutta la coalizione. C'è anche il ritratto postumo di Marcello Veneziani, il faraone Silvio dietro di sé non lascia eredi ma piramidi, scrive Marcello Veneziani. Alle 15 i funerali di Stato, leader mondiali e campioni in Duomo, onori militari, allerta per la sicurezza. Si arriva adesso alla stampa, anche per questo quotidiano in alto Berlusconi, il lutto che divide, tensioni al consiglio di Forza Italia per Ronzulli, se ci spacchiamo facciamo un torto a Silvio. Sotto, dalla Lombardia alla Sicilia in sole 24 ore, 6 vittime sul lavoro nel silenzio generale. Vediamo la foto, la strage dell'indifferenza, nell'articolo di Chiara Saraceno, quella tragica normalità. E c'è anche l'intervento di Elsa Fornero, salari, la lezione di Messina. L'apertura di Repubblica è simile a quella della stampa, un lutto per dividere, la morte di Berlusconi, arriva la riforma della giustizia, via l'abuso di ufficio e arresti decisi da più giudici. Il commento nel cordoglio forzato, il disegno di Meloni in questo articolo di Sebastiano Messina, e poi in retroscena lo spettro del governo tecnico dopo il Big Bang di Forza Italia, nell'articolo di Claudio Tito. Arriviamo a sud con la Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultima folla, funerali di Berlusconi, oggi in Duomo, polemica sul lutto nazionale. Vediamo la foto a centropagina dove ci sono tutti i fiori che sono stati deposti presso la casa di Silvio Berlusconi. Baby Martellotta nel suo articolo femminista al di là delle apparenze, sotto l'italiano più famoso nel mondo, dall'altro lato il Cavaliere tra regole e trasgressioni, e sotto l'articolo di Antonio Matarrese, protagonista nello
sport e nella politica. Sul Riformista, il quotidiano diretto da Matteo Renzi, il giorno del dolore e del rispetto, in questo articolo di Andrea Ruggeri, al centro pagina una grande foto, polemiche inutili. Si riferisce proprio a questo per quanto riguarda i funerali di Berlusconi, ma anche per il lutto nazionale. Politica, Berlusconi, il PPE, l'ingresso di Forza Italia in Europa, per la giustizia, caso Amara, chiesta la condanna per Davigo, sul Riformista. Il giornale intitola L'ultimo abbraccio, l'Italia per Silvio, tutto il paese si ferma per salutare Berlusconi, funerali di Stato in piazza del Duomo a Milano con Mattarella e altri leader internazionali, lettera di Pier Silvio, papà ha fatto tanto, scrive, sarà un esempio. Nell'editoriale di Augusto Minzolini, riferendosi ancora a Berlusconi, pacificatore, perseguitato, e sotto abbiamo la foto di Berlusconi. Si chiude oggi con Il Fatto Quotidiano, dove ha suscitato tante polemiche anche per le esternazioni di Travaglio. Vediamo la foto al centro pagina, funerali dello Stato, lutto parlamentare, Mattarella, Meloni, Schlein in Duomo, per Zanotelli non merita la Chiesa, Forza Italia si sfarina tra debiti e guerra di successione, Mediaset in declino, va verso la vendita, le tele e adorazioni fanno flop, camere penali contro i PM, perseguitato. Nell'editoriale di Marco Travaglio si parla ancora di questo, poi sul Fatto dell'Utri resta solo, ma si indaga ancora, Cairo è in conflitto, Montanelli i loculi nel mausoleo e B allergico al vero, avvelenò il calcio e si capiva tutto già da come ci giocava, ancora sul Fatto Quotidiano. Bene, tutto per la rassegna stampa di oggi, 14 giugno 2023, vi ringrazio ancora per l'ascolto, per la visione, ci risentiamo domani ancora con i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ancora da Mimmo Moramarco, una buona giornata. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, perché già paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura.